faccio la confessione, io più vado avanti e invece più sento una fragilità che avanza, è la verità. In realtà sono forte, sono fortissimo sulle cose, sono sempre molto professionale, molto serio, però in realtà ci sono delle volte che dico forse qua sono inadeguato a fare questo, ogni tanto mi viene questo, mi viene sempre di più, ma forse penso che sia anche normale dopo 40 anni di lavoro, ma no, è la verità, è questo, quindi per me ogni volta è un ricominciare da capo faticoso, difficilissimo, quindi è stata una svolta benedetta questa qua di con Nicola e Menotti, perché vedi anche creare un sogno psichedelico così, insomma è anche farmi fare una cosa differente, perché ha ragione Roberto quando dice la cosa più difficile per Carlo è scrivere delle situazioni nuove, perché l'ha fatte tutte. Spesso saltano i pomeriggi perché tocchi delle cose che ho già fatte e quindi non si possono far rivedere al pubblico, alla fine sono veramente 40 anni di lavoro, quindi è tantissimo, però intanto tra mille dubbi e mille cose, anche mille fragilità, lo confesso, alla fine si va avanti, però questo film l'ho preso con molta serietà, con molta determinazione, perché avevo la responsabilità di avere tutte le mie attrici, io non mi perdonerei mai di far sbagliare un attore, preferisco sbagliare io che far sbagliare un mio attore, per carità di Dio. Ma questo è un lavoro difficilissimo, non è più tempo in cui puoi sbagliare, se sbagli un film è un disastro. Disastro per il produttore, un disastro per l'attore, un disastro per tutti, insomma. Un errore in genere ti viene perdonato se hai alle spalle dei successi, ma il secondo errore te ne vai a casa, è finito. Questo è un lavoro molto precario, è diventato molto molto precario, molto difficile. Ecco perché io ho detto, ho sempre più paura, e non mi vergogno a dirlo.